E poi io mi ricordo, tutto gigantesco, io lo prendo una Vespa qui per metterla qui, lo cosa la vedete? Ho vista piccola così. Quando avevo 16 anni la vedevo gigantesca. E c'era questo zio mio, che stava segnato, che la famiglia fine, era molto fine, molto... Cioè non è la spiaggia libera, la facciamo diventare libera noi. La liberavamo noi, no? Tipo lo sbarco, noi veniamo da dietro però. Sai, ombrelloni proprio, tu venivi proprio a guadagnare la zona, boom! Perché mettevi un ombrellone, la tenda, c'era proprio il capo indiano. Eri, vabbè, erano così, quelli erano la gente, l'analfabetismo era alto. Allora lì queste cosce mangiavano. E i climi, perché poi ti accorgerò che il romano c'è un problema di plurali, i climi erano quelli, quattro, estate, inverno, e stagioni erano quelle, no? Adesso non c'è più, hai visto con marzo è pazzo, agosto è scemo, ferragosto non sei più visto, faceva caldo, andavano al mare la domenica e si portavano la roba adatta per un clima di 40-45 gradi. Tu che dici? Insalata di riso? Era. Beh, non c'era un discorso di carboidrati, calorie. Mio nonno diceva, nonno, ma i carboidrati? Portami tu piatti, che ne sa quella? Ma che ne sa? Ma io ognavo tutto, ognavo. Pollo con i peperoni, che digerivi a Campostaffi d'inverno. Melanzana, la parmigiana, ma melanzana non erano ogni strato di melanzana? Era melanzana. Melanzana. Che manco se conoscevano i due melanzane, perché era una cosa delle torte dei Simpson, hai visto quelle? Mangiavano il pollo che i peperoni, mangiavano con avidità. E poi non respirava più, sto zio mio, io vedevo gigantesco, e poi non era, lo vedevo io. Ecco, come i teatri, gradualmente io sto qua, lo vedo piccolo adesso questo qua, paradossalmente, sai, quando poi cresci e prendi... Non respirava più, faceva, cioè, va per respirare lo spazio delle fibre ottiche, faceva... Ragazzi, si era mangiato quello che si poteva mangiare. E aveva mozzicato pure qualcosa che non si poteva mozzicare. E andiamo così, faceva... E cominciava a russare. Russava. Guarda, ricordate che quando erano stanchi andavano a dormire in mezzo alle cabine che c'era l'ombra. Capisci che belle persone che erano? Che bella gente che era. Guardai la fine di questa serata. Insomma, mi sono cominciato così, russava, mi è rimasto, queste cose ti rimangono impresse, in modo preistorico, faceva. E poi, preistorico, cercava il russo, faceva così. O cercava lui. Le cassine lo vedevamo come un mostro. Ti passavano un paio d'ore e faceva così, guarda. Poi ognuno racconta le sue storie, racconta il suo vissuto. Faceva, senti. A te, c'è una boccaccia. Una boccaccia. A me la fettina panata. La fettina panata mi è rimasta, se la mangiava tipo, hai visto il kebab con... La cartocciava senza guardare, trovava, oh. Guarda che trovava la bocca a occhi chiusi, non è facile. Sogna sta cosa, altra ora e mezzo, vediamo. Faccia, mamma mia, da re. Da sempre l'ho chiuso. C'ho una bocca amara, amara. Dammi un'altra fettina panata. Perché dei fettine panate ne facevano 120, 130. Oh no, che portava tre fettine panate? C'era l'archivio delle fettine panate, cioè.